una mattinata di confronto e di approfondimento per porre l'assistenza agli anziani al centro e per strutturare un percorso che coinvolga concretamente tutti i protagonisti istituzionali che operano in tale ambito. La filiera dei servizi agli anziani, stato dell'arte e prospettive di sviluppo, questo il titolo del convegno promosso il 19 luglio dall'ASL di Biella. Il tema degli anziani è un tema, soprattutto gli anziani non autosufficienti, è al centro del nostro piano strategico che abbiamo più volte presentato nella nostra azienda. L'obiettivo è dunque quello di gettare le basi per poter offrire una migliore risposta alla popolazione. Una risposta che l'ASL di Biella vuol strutturare insieme a tutti gli altri protagonisti che su questo fronte giocano una partita importante. La volontà è quella di integrare competenze e tecnologie per poter offrire un modello organizzativo in grado di supportare le esigenze di molte famiglie. Al workshop era presente anche l'assessore alle attività sociali e assistenziali del Comune di Biella, Francesca Salivotti, e il dottor Vittorio De Micheli, responsabile dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria dell'assessorato regionale alla sanità. Un approfondimento a tutto tondo, con una definizione della realtà attuale di Biella, tracciata sia nell'intervento del direttore del distretto di Biella, dottor Michele Sartore, sia dai rappresentanti dei consorzi Iris e Cissabo. Grazie al supporto scientifico del professor Francesco Longo, docente della SDA Bocconi, è stato possibile delineare anche le attuali politiche di welfare presenti in Italia, comparandole ad esperienze già consolidate in ambito europeo. Il dottor Cosimo Palazzo, coordinatore del progetto Welfare di Tutti dell'Assessorato Politiche e Sociali del Comune di Milano, ha spiegato in particolare le caratteristiche del sistema messo a punto a Milano per l'accessibilità ai servizi domiciliari in rete, il cosiddetto progetto UEMI, la città per il welfare. Una nuova sfida per il futuro, dunque, che è quella di lavorare seguendo logiche innovative, dove la contemporaneità si gioca sulla capacità di creare valore e dove a prevalere è un'economia collaborativa costruita sulla logica delle reti e dei network.